Jesus Austerity, benvenuti, benvenute, bienvenidos, benvenida, welcome. Bene, abbiamo la necessità di costruire processi di mobilitazione come movimenti sociali, reti territoriali, processi di mobilitazione contro l'austerità, politiche di austerità che diventano sempre più aggressive. Abbiamo la necessità di farlo su vari piani, piano europeo, piano internazionale, piano territoriale. Funziona la traduzione? Ok, perfetto. Piano territoriale. I loro profitti vengono anteposti ai nostri diritti, diritti sociali, economici, il nostro diritto all'esistenza. Dobbiamo ribaltare le politiche di austerità perché con la scusa del debito creano misure come il fiscal compact, pareggio di bilancio, che privatizzano servizi sociali, servizi pubblici locali, che sono invece l'humus del patto sociale di una comunità, vere e proprie istituzioni del comune che vengono messe a profitto. Dobbiamo impedirlo. Economie urbane che creano processi di espulsione e di esclusione dalle nostre città, così come il welfare state di stampo fordista e novecentesco non rappresenta il benessere collettivo. Ribaltare le politiche austeritarie significa creare sperimentazioni, politiche sociali alternative, proposte che già stiamo mettendo in atto sui territori. Facciamole confluire in punti programmatici, antiliberisti, anticapitalisti. Proponiamo mobilitazioni sui territori. Con l'entusiasmo che sappiamo che sia possibile farlo, ma anche con la degna rabbia, come dicono gli indigeni della selva da Candor, impediamo questa geografia delle diseguaglianze sociali disegnate e pensate dalle classi dominanti globali. Da questo workshop, da queste giornate vogliamo creare delle mobilitazioni. Dobbiamo inondare le nostre città e costruire insieme un fronte contro l'austerità. Cerco di essere più breve, così daremo più spazio ai nostri ospiti, ai partecipanti, agli speakers. E infatti qui abbiamo a questo tavolo in realtà dalla Grecia, dalla Spagna e da questo paese che stanno mettendo dal basso sperimentazioni e pratiche alternative. Avremo delle proposte, interverrà Lucia della rete greca, poi Giorgina che modera ci dirà quali sono gli interventi. Orientativamente ci manteniamo sui 7 minuti in modo tale che tutti possano intervenire. Le domande che ci siamo posti in questo workshop sono le seguenti: che spazi di autonomia politica e sociale restano alle città nel sistema europeo del debito e dell'austerità? È possibile riannodare le lotte sociali, sperimentazioni di democrazia radicale e di gestione comunitaria degli spazi urbani per un fronte comune contro l'austerità? Adesso do la parola alla prima relatrice di questo tavolo, vediamo se lo pronuncio bene, donna. Lucia Cotronocchi? Cotronocchi. Ok, Datina. Ok, thank you very much. It is always a pleasure to be with you. So I will try to make a brief presentation of the mobilization and struggles developed in Greece the last years and making the bridge with the common conception of political activity. So, ci sarà, perdonatemi, la traduzione di Adriano Cozzolino non diciamo simultanea. Consecutiva. Ok, consecutiva. Due in inglese e due in spagnolo. Perfetto. Ok. Ok, to
make sense of the commons politics as they have emerged in Greece in the conjuncture of the ongoing austerity, it is crucial to implement it in which context. The first one is the political conflict and how it's structured in Greece since a lot of many years ago. The second axis, the context of austerity and mainly the protest cycle that opened in Greece with the vote of the first memorandum in 2010. The third is the defeat of the political project of change as expressed through the left government and the supposed to be a left government, the project Syriza, let's say. And the fourth is the refugees crisis, and as it was experienced in the context of austerity in Greece. This four dimensional things, it is crucial in order to contextualize the debate on commoning, and in order to invent through this trajectory the mobilization against austerity to come. Ok, allora per comprendere lo sviluppo della questione dei commons in Grecia è necessario innanzitutto contestualizzare gli stessi, contestualizzare in particolare nella fase dell'austerity che si apre nel 2010 con il famoso memorandum della Troica e si articola in una serie di punti. Il primo è quello della specifica storia greca, quindi in un arco più o meno di medio periodo, almeno dagli anni 70. Il secondo appunto è quello che si apre nella fase della recrudescenza dell'austerity 2010 in poi. Il terzo inerisce la sconfitta del governo di sinistra e in particolare diciamo a guida del partito di Syriza. E l'ultimo, diciamo, l'ultima questione che ci permette di comprendere il contesto è quella della crisi dei rifugiati. So, just a very brief a reference to how it works the political struggle in Greece. In Greece, after the dictatorship and the establishment of democracy, the main, if not the exclusive agent of social change were political parties of the left and radical leftist or libertarian social movements. Intermediary structures such as municipal authorities, all civil society structures were identified or strictly related to parties, and not they didn't never had an autonomous space, an autonomous field of activity. Dobbiamo anche comprendere bene quali sono i principali attori politici nel contesto greco dopo la, diciamo, l'instaurazione della democrazia nel 74. In particolare sono i partiti di sinistra radicale e i partiti di movimenti, cioè partiti libertari. Invece altri enti tra virgolette intermedi, almeno diciamo, nella resa italiana del concetto politico, come appunto a livello municipale o della società civile, non sono particolarmente presenti e forti nel contesto greco, nella misura in cui il referente politico, appunto di intermediazione, resta il partito politico. This is crucial because this can explain, and this is the main reason why, social movements in Greece used to have strong interconnections with left political parties. That's the main reason why a movement party, Syriza, was formed in the course of the anti-globalization movement. That's the reason why Syriza came into power after a very long period of social mobilization and protest. And that's the main reason why the invention of commons now in Greece became a challenging experiment of reconstructing social solidarities and social struggles in another different basis after the defeat of the conflicts and the mobilization against austerity, of course, the parliamentary defeat of Syriza. Quindi sottolineiamo ancora la forte connessione dei movimenti sociali con i partiti. Anche lo sviluppo di Syriza si inserisce all'interno di questo quadro perché nasce all'interno di un processo più o meno lungo da movimento sociale e che poi diventa un partito, appunto link movimenti sociali partiti. Il movimento, l'invenzione dei commons negli ultimi anni va letta proprio nella crisi dei partiti e nella crisi del ruolo del Parlamento greco, chiaramente nella relazione poi con l'austerity e con
con la Troica. Nevertheless, commons as an idea, as an inspiration, has also their own political history. To be shortly, to make a short reference, the prehistory, if you want, of commoning, before the real explosion of austerity mobilization, it was during the riots of December 2008, in the aftermath of the assassination of a high school student by police riot in Greece. At this initial stage, commoning took the form of struggles for reclaiming the urban space, mainly for demilitarizing the urban center by the police and the social control forces. During this period, the spirit of commoning was expressed via the occupation of public buildings and their transformation into cultural open centers. And symbolic, we can say that it was the age of the symbolic activity of commoning, and very restricted, without any real public or social salience. Diciamo che per fare una preistoria del movimento dei commons ci dobbiamo riferire in particolare a dicembre del 2008, con un ciclo di lotte che seguono in particolare all'assassinio da parte della polizia di uno studente ad Atene. Questa fase di mobilitazione, che prende anche la forma di in particolare la forma di occupazione, in realtà ha un valore prettamente simbolico, ma non ha ancora, diciamo, una salienza sociopolitica. Okay. Things has changed. And with the collapse of the bank system, the financial crisis, and the austerity reorganization, reconstruction of social spaces, the commoning changed, meaning was reframed. How things has been changed through austerity. So, for this we have to have in our mind a general picture of the protest in Greece. Based on the database we made a research as the University of Crete and Pantheon University, we have more than 4,000 protest events during 2009 and 2014. Proteste, in particolare dopo nella fase della recrudescenza dell'austerity. All'Università di Creta abbiamo lavorato ad un dataset, ad un database per come dire, raccogliere dei dati, ci sono stati circa 4.000 episodi di protesta tra il 2009 e il 2010. Okay. So we can distinguish three different epochs of protest within this cycle of protest against austerity. The first one was characterized that they started in 2009, 2010, mainly with the vote of the first memorandum, and ended at the beginning of 2012. This period is characterized by mass contentious demonstration, sometimes very violent and very repressive. And this period it reached an apex in 2011 in Greece with the indignados, the Greek indignados mobilization, of course, of the occupation of the public squares and Syntagma Square. This long period of mobilization led into the liquidation of the former party system in Greece, the collapse of the party system since the democratic transition in 1974. Ora proviamo a fare una periodizzazione anche dei cicli di protesta. Il primo lo collochiamo tra il 2009 e il 2010 e avviene con il primo memorandum che viene imposto alla Troica alla Grecia. Questa è la fase degli indignados greci, dei tentativi di occupazione di Piazza Sintagma, e finisce in un certo senso con il crollo del sistema partitico greco, con i partiti tradizionali, diciamo, appunto del sistema greco. This is the period where the issue of austerity and all protest is focused on anti-austerity. This is the period of anti-austerity, if we want to say protest. A new period starts between 2012 and 2014, focused
on democratic human rights, anti-fascist issues, and it's the same period that new self-organization and social solidarity initiatives are emerging, as well as experiment of prefigurative alternative politics. This period of shift in the content and the form sometimes of the protest is also combined with the parliamentarization of the austerity issue. That means that there is not the field of protest, the prominent field for making policies against austerity, then becomes the parliament, and specifically Syriza, the one that has to launch this project, anti-austerity project. Poi abbiamo anche, allora, il primo ciclo si caratterizza in particolare per la lotta contro l'austerity, invece il secondo che inizia, che si svolge tra il 2014 e il 2012 e il 2014, si caratterizza invece per uno shift, un cambio su altre questioni, ad esempio diritti umani, solidarietà sociale e la possibilità di percorrere delle strade alternative all'austerity, quindi appunto tramite di solidarietà. Questo secondo periodo è caratterizzato anche dal fatto che c'è uno spostamento del conflitto politico all'interno del Parlamento, in particolare tramite l'azione di Syriza nel Parlamento greco. So, the third period is after 2015, but it's characterized by the decline of austerity, of course, and the mobilization, but this is that concerns more electoral politics. What we have to keep in mind is that it's precisely in this second phase of mobilization between 2012 and 2014, that means after the Ignados protest and the Syriza electoral explosion, which set the stage for the diffusion and the blossoming of common imaginary in Greece. Questa seconda fase si caratterizza anche per il fiorire dell'immaginario appunto dei commons in Grecia, quindi appunto dalla prima fase della lotta contro l'austerity alla seconda invece dove si immaginano delle alternative sociali. Okay, so we can distinguish also three different versions of commoning appearing in Greece. One directly inspired by the forms of organization, patterns of collaboration and principles of coexistence promoted by the squatters of Syntagma Square, and focused on the invention of alternative practices and the spaces outside the rationality of mainstream austerity politics. Cooperatives, markets without mediator, banks of time are some characteristic forms of this category of commoning. Abbiamo anche tre differenti versioni dei commons, o di come si immaginano le pratiche dei commons. La prima è in particolare ispirata direttamente da forme alternative di organizzazione, collaborazione e principi di coesistenza, in particolare legate, diciamo, al movimento di Piazza Sintagma. Abbiamo ad esempio mercati che non come dire, sono caratterizzati da forme di intermediazione, banche del tempo e appunto possibilità di sviluppare delle pratiche sociali alternative all'austerity. Okay. A second one form of commoning is dominated by the concept of solidarity, of course, and animated by the mediated need to construct grassroots and self-managed structure of social solidarity and social care in the gap left by the retreating welfare state. Social clinics, now we have I think 63 social clinics all around Greece, social groceries, solidarity kitchens, even social conservatories were spread along the Greek countryside, fighting poverty and misery in the everyday life. Una seconda, diciamo, concezione dei beni comuni invece si sofferma sulla possibilità di creare delle strutture, delle vere e proprie strutture sociali, ancora una volta appunto alternative all'austerity e che vengono create anche per il collasso in un certo senso dello Stato sociale, quindi appunto lo Stato non garantisce più quello che più o meno i diritti che garantiva in precedenza. Esempi sono ad esempio cliniche sociali, o che ce ne sono circa 63, conservatori o anche mercati in un certo senso sociali dove per sopperire per l'appunto alla mancanza o al crollo dello Stato sociale.
And this we can say it is prefigures the prefigures of a welfare state to come, you know, from below. So the third and prominent too, but less popular, if you want, but very popular as a conflict, was the local struggle against the implementation of gold mine in the north of Greece. You know, all this dispossessive capitalism, sponsored by Harvey, all this logic of accumulation by dispossession. It was an emblematic form of this and a struggle against this process that took place at the south of at the north of Greece. And it was a successful struggle, an impressive struggle that lasted more than 1 year and had involved local communities, citizens without any previous experience, and was a very prominent moment in the line of conflicts during this period. La terza versione dei Commons riguarda invece una, come dire, una situazione locale nel nord della Grecia in una fase di conflitto contro questa gold mine, cioè una miniera in un certo senso, dove si combatteva il modello capitalista di espropriazione delle risorse naturali, in particolare delle comunità locali. In questo caso l'accento veniva posto appunto più sulla questione delle risorse, quindi delle risorse naturali e della gestione ancora una volta appunto, alternativa di queste risorse. So, who was involved in this form of action and what kind of relationship linked the initiator of these actors with institutions, local and municipal authorities? To generalize, local grassroots or social movement group, pre-existing organization of the civil society, individuals without pre-existing political experience, new collectivities that emerged from the assemblies of the squad were the core of these initiatives at self-organization at the local level and at different levels of political fight. Municipal, let's say Syriza local authorities, because it was also the time of the electoral politics, so they were really inspired and very supportive to conflicts. Or political committees at the local level took part to these initiatives by providing a crucial infrastructure such as building or abandoned space, or by pressing the public organization for special arrangement concerning the electricity or similar logistic issues. Syriza's local authorities and grassroots broad initiative had established for a long period the silent contract of distant collaboration. Last but not least, Syriza during this time had created its formal structure of solidarity called Solidarity for All, which played a crucial role in the coordination of local structures of social solidarity and after it, he took the power, the government, he went to the government, inaugurated a new ministry, the Ministry of Social Solidarity, of Charity, of Care, it depends on your approach. Ok, allora per quanto riguarda invece gli attori coinvolti in questo ciclo di lotte, abbiamo principalmente movimenti sociali che definiremo di base, preesistenti organizzazioni della società civile, anche individui senza un percorso politico in qualche modo pregresso e anche delle nuove soggettività, delle nuove collettività che sono emerse appunto all'interno di questi cicli di lotta. Per quanto riguarda Syriza, Syriza aveva una rete di gruppi locali organizzati naturalmente e in questa rete c'era una sorta di patto silente anche con altri gruppi che appunto agivano a livello locale. In particolare Syriza aveva una sorta di rete sociale che si chiama appunto Solidarity for All, tramite la quale appunto faceva in qualche modo la cinghia di coordinamento con altri gruppi locali per tutta una serie di iniziative di solidarietà sociale, ad esempio contrattare certi livelli, il costo, il prezzo proletario, diciamo, dell'energia, eccetera, eccetera. Potere, cioè al Parlamento e poi al governo, ha creato un ministero che è appunto questo ministero della solidarietà sociale.
But after Syriza, Gambiola, I think it's the right expression in Italy, Gambiola. Gambiola. It's radical transformation into a mainstream, brutal transformation in a mainstream party of neoliberal austerity. This relation of distant collaboration between common citizens and local authorities has changed dramatically. Some of these solidarity structures split, some other fade away, but there is also a great amount of them remaining and transmitting their social energy, if we can say that, to the everyday field, but also to the new refugee structures that were constructed in the interplay of this period. La situazione cambia radicalmente dopo che la gambiola, non so se in italiano esista questo termine, io... dopo il trasformismo di Syriza, come dire, dopo appunto la... Sì. La trasformazione appunto di Syriza, in realtà la situazione, la relazione con i movimenti sociali cambia più o meno radicalmente, perché da relazioni di collaborazione e in qualche modo anche fiducia si instaurano invece relazioni di ostilità e di diffidenza, anche perché appunto Syriza poi diventa la cinghia di applicazione appunto dei pacchetti di austerity imposti altrove. Okay. The landscape of social struggle has changed once again with the so-called refugees crisis. We can talk on this for months, so I will also try to make a short presentation. In this turning point, what we can observe is that city, not as in construction, a social construction, but as an active field of conflict and struggle, became the center of at the center of attention, as well as the challenge to create new bonds of solidarity and new collective identities at the ruin of our previous identities. L'ultima fase appunto di mobilitazione, dove vengono creati in qualche modo nuovi legami di solidarietà, riguarda la crisi dei rifugiati e in qualche modo sopperisce appunto alla crisi di fiducia e di solidarietà che invece aveva caratterizzato la fase in qualche modo precedente legata al SIDS. Okay, in this point, this turning point, and I think that it is a turning point that lasts, but in a broader background. The common spirit, if we want, the common project is expressed via the squats, the houses, the abandoned houses or the abandoned buildings that had been bankrupt during the austerity time, the first austerity time, is the epoch of the housing squats for refugees. There is really, we can see not a movement, but a real stream of occupying abandoned buildings and reforming, transforming into active spaces of solidarity and of course of spaces of a decent housing for refugees coming from all over the world. This is one of these examples is the City Plaza squat in which I am a member, in which I participate, I'm a member, an abandoned 8-floor hotel, and which plays now the role, the double role. The first one is to create a collective decent housing for refugees and at the same time to become a center of struggles, a center of coordinated struggles against austerity and against the ongoing segregation and humiliation of refugees in European cities. L'ultima, uno degli esempi
principali dell'attuale battaglia dei Commons riguarda in particolare la questione della casa. Attualmente c'è appunto un ciclo di lotte legate agli squat, cioè alle occupazioni abitative, che però in particolare hanno come questione collegata importante anche la questione dei migranti. Quindi l'occupazione a scopo abitativo per garantire ai migranti un'abitazione in generale, diciamo appunto una vita decente. Un caso dove anche lei è coinvolta è questo City Plaza, che è un palazzo di 8 piani che è stato appunto occupato ed è stato trasformato in una occupazione a scopo abitativo. Quindi in questo momento la battaglia passa attraverso la questione dei commons, la questione appunto dell'occupazione a scopo abitativo, che ha al tempo stesso la capacità di diciamo, come dire, promuovere nuove forme di lotta e garantire appunto in questo caso un tetto, una casa decente ai migranti. So two things and I will stop. So in this conjecture, squatting a house for refugees is a basis of reinventing new commons narratives and new collective identities that are not embedded in the national, ethnic, racial, or citizen status, because the house, the community, becomes the point of reference. The community and the house is the one that order, let's say, the principle of coexistence, and squatting is at the same time very crucial in Greece, because it is challenging the private property, which is big issue, and organized. Allora, la cosa, diciamo, importante nello squat, quindi nell'occupazione a scopo abitativo, è che si crea una comunità di persone, oltre chiaramente questioni di carattere etnico, di carattere razziale, che vanno anche, che prescindono anche dalla cittadinanza, che appunto alla quale molto spesso i rifugiati e i migranti sono preclusi. L'elemento principale del discorso è chiaramente appunto sottolineare l'elemento conflittuale, quindi la creazione di nuove narrazioni e di nuove soggettività legate alla questione commons e appunto, come dicevo, nel caso di specie a scopo abitativo, ma evitare di restare in qualche modo degli elementi isolati. In questo momento è importante che questi cicli di mobilitazione, questi cicli di lotte vengano rilanciati sia a livello transnazionale che a livello multiscalare. Per la traduzione. Comunque, prossimi relatori saranno Silvia Camean Calveta della Marea Atlantica della Corugna, poi il professor Andrea Fumagalli di Effimera, Vincenzo Benessere di Attac Italia e Gabriele Gesso di Casa del Popolo. Però poi ci saranno anche gli interventi di della Ingovernabile di Madrid, Ney Davino di Marco Angelic da Belgrado, Tutta la mia città di Taranto, Cesare Mancini e La Invisibile di Malaga. Adesso allora Silvia. Buon pomeriggio e buonas tardes. Mi nombre es Silvia Camean, vengo de A Coruña, de Galicia, y soy concejala de Justicia Social y Cuidados por la Marea Atlántica. La Marea Atlántica no es una coalición, tampoco es un partido político, sino que es un proceso. En el 2014, varias personas... Funciona. Voi funziona la traduzione? No. Un attimo solo, allora che... Chi è che se ne occupa? Giorgi, che dici? Si sente? Ah, ok, vediamo. Sì, che la dammi tu, io. Sì. No, ma ti sento, il problema è... No, ma ti sento, il problema è... Non c'è stato. Non c'è stato. Non c'è stato. Non c'è stato. Non c'è stato.
Uno per la traduzione in italiano e uno in spagnolo, no, due. Ora parla in spagnolo, devi parlare. Vabbè, comunque lo cerchi, cioè quelli sotto il canale. De manera completamente furtiva, se hizo con alevosía y sobre todo, desde luego, con una nula discusión. No se permitió que la gente pudiese opinar, no se convocó un referéndum, fue, desde luego, como decía, con nada de nada de participación. Desde ese día, Europa pasó a controlar ya no solo los presupuestos de nuestro país, España, sino que también los presupuestos de todas las ciudades. Y desde que Marea Atlántica gobierna en A Coruña, es cierto que dicen que somos como los gobiernos desastre, los gobiernos donde no hay nada de eficacia, donde las ciudades son el Bronx, están sucias, están llenas de ratas, pero es cierto que hay datos muy relevantes como que en A Coruña, desde que gobierna la Marea Atlántica, la deuda viva se redujo a 68 millones. Esto es una reducción de un 20% menos. Es decir, es la deuda más baja de la última década. Y aún así, la dictadura de la austeridad, de la mano sobre todo en España, de la ley Montoro, limita nuestra capacidad de decisión. Y esta capacidad de decisión se ve limitada sobre todo a esa posibilidad de utilizar el superávit de los presupuestos municipales para dedicarlo a las políticas sociales y sobre todo para poner ese superávit al servicio de nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y tenemos además muy actual un otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de Madrid, en donde las compañeras del gobierno de Ahora Madrid, que también han reducido su deuda, en este caso en un 40%, están viendo cómo el gobierno central está interfiriendo directamente en su autonomía local y cómo los ha intervenido, ¿no? Porque en Madrid es cierto que se ha tomado la valiente decisión de también utilizar el superávit para aplicar políticas sociales. Este ataque a la autonomía local nos ha llevado a crear, sobre todo ante estos ataques, entre varias ciudades, algo que es completamente necesario en los tiempos actuales, que es un frente común. Un frente común de apoyo mutuo que cuestione la deuda ilegítima, que cuestione que se viole nuestra Constitución para modificar un artículo fundamental, para apoyarnos y para ponernos al servicio de los bancos. Y desde luego, un frente común que garantice a todas las personas nuestros derechos sociales, nuestros derechos políticos, nuestros derechos económicos y nuestros derechos civiles. Es imprescindible que las ciudades articulemos una agenda común, que nos ayude a plantar cara a estas políticas que no son políticas de austeridad, sino que es un auténtico austericidio. Y también es imprescindible que desde estos gobiernos, los que estamos llamando gobiernos del cambio, demostremos que sí que se puede, que sí que desde los gobiernos podemos poner en marcha nuevas medidas utilizando ese superávit, mejorando los recursos que existen, los recursos sociales, para que las personas puedan sencillamente vivir. Y de esta manera, articulando nuevas políticas, podremos también darle un giro a las consecuencias que tienen las políticas de la austeridad, ¿no? Quiero poneros hoy un ejemplo de algo que hemos hecho en A Coruña y de lo que nos sentimos muy, muy orgullosas. En A Coruña, el deseo común del cambio tiene desde luego su fundamento en garantizar una vida digna para todas nuestras vecinas y nuestros vecinos. Por ello, hemos puesto en marcha una renta social municipal que estaba llamada y está llamada a aliviar la situación de precariedad que arrasa la vida de miles de personas y de la que actualmente se benefician en nuestra ciudad 300 personas, 67 de ellas menores. Esta renta social municipal es una prestación económica que está destinada a cubrir las necesidades más básicas para la vida, poner en valor lo importante que es la vida y no son los mercados. Su cuantía, la cuantía de esta ayuda oscila entre los 540 euros y los 1.100 euros. Es una prestación que nos llevó muchísimos meses de trabajo, pero que podemos decir muy orgullosas
que es una prestación sin exclusiones, a la que pueden acceder personas que estén trabajando. Porque hoy en día, desde luego, somos plenamente conscientes de que tener un trabajo no garantiza absolutamente nada, no garantiza una autonomía plena y, desde luego, mucho menos garantiza tener una vida digna. Y por eso también la renta social municipal la utilizamos como un complemento para aquellos salarios y aquellos trabajos que son tremendamente precarios. Es también la renta social municipal una prestación a la que pueden acceder también inmigrantes en situación irregular, porque en la Marea Atlántica y ahora también en el gobierno de la ciudad de A Coruña compartimos ese lema que en su momento gritamos en las calles, que es que ningún ser humano es ilegal. Desde luego, para nosotras, la situación administrativa de las personas no es ni va a ser nunca nuestra vara de medir como gobierno. La renta social municipal también tiene nombre y, desde luego, rostro de mujer. Porque cuando estamos hablando de pobreza, no podemos, ni debemos, ni queremos ocultar que está profundamente feminizada. Es un hecho completamente demostrable que la precariedad y la desigualdad se ensaña con nosotras, con las mujeres. Lo hace cada vez que por un mismo trabajo se nos otorga un salario diferente. Lo hace también cuando se nos imposibilita acceder a un puesto de trabajo porque, según nos dicen, conciliar no es productivo. En definitiva, nosotras sabemos cuántas veces se nos excluye y sabemos lo que es la desigualdad y lo hemos vivido en demasiadas ocasiones. Bien, con la experiencia de la renta social municipal, desde luego hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos constatado a la vez la capacidad transformadora que tienen los propios ayuntamientos, pero también sus límites. Nos tropezamos una y otra vez con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Con esa doctrina de la estabilidad. Ese entramado normativo que viene desde Bruselas y aterriza en nuestro país a través del señor Mariano Rajoy y que dificulta, desde luego, enormemente la aplicación de nuestras políticas. Políticas que además pues se ven limitadas a través de la contratación de personal. Cuando implantamos la renta social municipal, directamente la ley Montoro, aunque parezca una barbaridad, no nos permite contratar a personal. Esto es una agresión bestial contra los servicios públicos. No puede haber sencillamente un servicio público de calidad si una administración no tiene la posibilidad de contratar personal. Pero en realidad creo que la gran lección de la renta social municipal ha sido que ante los pulsos que demos desde los gobiernos y desde los espacios municipalistas a las leyes de la austeridad, desde luego es irrenunciable dar estos pulsos en una agenda común de todos los movimientos municipalistas. Y termino ya, no me quiero alargar demasiado porque creo que el debate va a ser lo más rico, con una frase de una mujer, como no podría ser de otra manera, una mujer filósofa española que se llama María Zambrano. María Zambrano decía así: si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino es exigido el ser persona. Pues bien, rompamos con esa ecuación atroz del austericidio, rompamos con lo que veníamos denunciando también en las calles y seguimos denunciando desde las instituciones, que es esa democracia secuestrada, y recuperemos todas y todos nuestra condición de ciudadanos. Gracias. Grazie mille, ho preparato una sola figura da farvi vedere, non temete, non vi chiederò con immagini, slides, eccetera, perché quello di cui vorrei parlarvi riguarda appunto un argomento che credo che sia centrale nell'analisi della tematica del comune, dei beni comuni, della loro declinazione di gestione, soprattutto autogestione all'interno di un territorio municipale, come può essere quello di Napoli. Io vorrei soffermarmi nel
più breve tempo possibile, su, essenzialmente su tre punti. I primi due li tratterò molto a volo d'uccello e riguardano un po' il tema che oggi credo che non sia necessario ribadirlo in questa sede: la valorizzazione capitalistica del capitalismo contemporaneo, un capitalismo che mercifica la vita, è un capitalismo che utilizza nuove input e fattori produttivi che hanno a che fare con la gestione dello spazio fisico e virtuale, così come la gestione della conoscenza, un capitalismo che alcuni noi chiamano capitalismo biocognitivo da questo punto di vista. Ecco, il processo di valorizzazione di questo capitalismo biocognitivo fa perno essenzialmente sul concetto del comune come fattore, come modo di produzione e dei beni comuni come forma di espropriazione della ricchezza. Il comune da questo punto di vista è, bisogna tenerlo considerato come concetto separato da quello dei beni comuni, sono due cose diverse che non devono essere mai confuse. Il comune è un qualcosa che è nato nella capacità della cooperazione sociale e delle relazioni umane. È un comune cognitivo, è un comune che ha a che fare con la riproduzione sociale, un comune riproduttivo, è un comune che ha a che fare con la gestione e lo stesso atto del vivere in un certo senso. Come dice un titolo di un libro appena uscito di Carlo Vercellone, Alfonso Giuliani, Francesco Brancaccio e Pierluigi Vattimo, è il modo di produzione contemporanea che ha sostituito il modo di produzione taylorista e anche quello magari post-fordista legato alla piccola impresa, alle linee su forniture, eccetera. I settori che sono inseriti all'interno del comune come modo di produzione sono quelli a più alto valore aggiunto, hanno a che fare con tutti quei settori che hanno a che fare con la vita, con la sanità, con l'istruzione, con le relazioni, con la comunicazione di simboli, con i linguaggi, cioè tutte queste attività che sono eminentemente immateriali e che magari si fissano poi in una merce, ma l'origine del valore sta più nella componente più di immaterialità che nella componente di materialità. Io credo che devo prendere atto di questo e la risposta che noi possiamo dare è quella di riprendere possesso di questo, cioè si tratta di, come dice il titolo, di non più di auto-organizzare il lavoro, ma di auto-organizzare la vita, perché è la vita che viene messa in lavoro. Questo è il punto di partenza da cui vorrei partire. Ovviamente su questo si potrebbe discutere a lungo, ma non è qui il caso, non è qui il tempo, non c'è tempo per farlo. Il secondo punto, che è una derivazione da questo primo aspetto, riguarda una nuova idea di welfare, perché il tema del welfare oggi è dentro il sistema di produzione. Se il comune è un modo di produzione, la gestione del welfare a sua volta è diventato produttivo e quindi non c'è più una separazione fra politiche del lavoro legate alla produzione, alla valorizzazione, e politiche di welfare legate alle politiche del non lavoro e del tempo libero. Fra tempo di lavoro e tempo libero non c'è più nessuna differenza, anzi diciamo che il tempo libero è diventato tempo di lavoro, ha cambiato forma, ha cambiato pelle, spesso è un'attività gratuita remunerata in maniera simbolica e diversa. La crisi della società salariale si vede anche in questo, in un certo senso, e non è che tornando a idee nostalgiche di recupero di forme salariali del lavoro, di rapporti terroristici del lavoro, si riesca a creare un'alternativa a quella che è già una tendenza che ormai a livello territoriale, molti territori, soprattutto quelli metropolitani, ha già preso piede ed è tendenzialmente irreversibile. Quello che noi dobbiamo interrogarci è come creare un welfare adeguato a queste, alla gestione e alla riappropriazione di quel comune cognitivo, quel comune della riproduzione sociale che oggi noi diamo, ma che ci viene espropriato. Da questo punto di vista parliamo di welfare del comune, di common fare, che è un qualcosa, è un concetto che va al di là del welfare keynesiano pubblico tradizionale, così come va bene al di là del concetto di workfare, che è l'idea di welfare nei modelli neoliberisti anglosassoni. E questo welfare del comune, mi limito anche qui ad andare molto a volo d'uccello, si basa essenzialmente su tre o quattro punti principali, tre o quattro arbitrari, mi limito a citarne tre per semplicità. La prima è la questione essenziale, che uno dei pilastri del common fare è un'erogazione di un reddito di base incondizionato, dove il concetto di reddito di base incondizionato ha a che fare con l'idea di un reddito primario, ovvero un reddito che non è attività di assistenza o di redistribuzione,
nelle attività di distribuzione della ricchezza sociale creata dal comune e dalla gestione dei beni comuni. Non è una differenza puramente così sfiziosa quella tra distribuzione e redistribuzione, c'è un significato pregnante dietro. Una variabile entra nella distribuzione del reddito quando è parte direttamente del fattore produttivo della produzione di quella ricchezza. La redistribuzione interviene a un secondo livello, quando la ricchezza sociale, sulla base del rapporto di forza, viene distribuito tra i fattori produttivi che hanno contribuito a produrre. Normalmente questi sono lavoro, profitti e rendita. Lavoro come remunerazione del tempo di lavoro, e oggi dovrebbe essere diventare remunerazione del tempo di vita. E quindi la forma salariale non è più sufficiente. È il basic income, reddito di base incondizionato in quanto forma di remunerazione e non assistenza, e complementare la forma salario nelle sue forme, nelle diverse declinazioni, perché oggi il basic income remunera quel tempo di vita produttivo che non viene certificato come tale e che formalmente si presenta come attività di disoccupazione o lavoro considerato falsamente improduttivo, quando invece è inserito nella catena del valore. Mentre la forma salariale nelle sue declinazioni più varie, dal salario classico, al punto d'acconto, eccetera eccetera, ha a che fare con la remunerazione di un lavoro che viene certificato nelle leggi vigenti. Credo che qui c'è un ritardo dal punto di vista del diritto del lavoro, della contrattazione collettiva, eccetera, rispetto alle nuove forme di valorizzazione. In secondo, quindi, intendiamo il reddito di base incondizionato, l'elemento di incondizionatezza è fondamentale, perché se il reddito è remunerazione, vuol dire che ti viene remunera qualcosa che tu hai già dato. Quindi non può essere sottoposto a nuove condizioni o all'obbligo di fare determinati comportamenti, all'obbligo di consumi, eccetera, eccetera, come normalmente la parola d'ordine della tematica del reddito cosiddetto di cittadinanza viene intesa. Qui si tratta di fare un salto culturale verso una nuova concezione del reddito di base in condizione. Il secondo aspetto del welfare comune è l'accesso ai beni comuni, che sono i beni comuni naturali, che sono soggetti a scarsità e quindi richiedono un processo di gestione, anche di gestione pubblica. Poi ci sono una serie di altri beni comuni che non sono legati a scarsità. Il basic income remunera quel tempo di vita produttivo che non viene certificato, quando invece è inserito nella catena del valore. Mentre la forma salariale, nelle sue declinazioni più varie, dal salario classico all'impunto d'acconto, eccetera, eccetera, ha a che fare con la remunerazione di un lavoro che viene certificato nelle leggi vigenti. Credo che qui c'è un ritardo dal punto di vista del diritto del lavoro, della contrattazione collettiva, eccetera, rispetto alle nuove forme di valorizzazione. In secondo, quindi, intendiamo il reddito materiale, che sono i beni comuni tendenzialmente immateriali, che hanno a che fare con i beni comuni cognitivi, i beni comuni relazionali, eccetera, di questo passo. Non mi dilungo su questo perché molti di questi panel stanno trattando i beni comuni urbani, si parla anche di beni comuni di commons, di welfare, nella quadripartizione di Marelli, che ha scritto su questi temi, che era un docente di filosofia del diritto. E poi c'è il tema anche della riappropriazione del comune, il tema dell'accesso ai beni comuni, alla socialità, ai beni comuni di sopravvivenza, casa, risorse di base, così come il reddito di base incondizionato, sono le due condizioni, gli strumenti che consentono di riappropriare quella creazione di valore d'uso che è dentro la relazione alla cooperazione sociale umana e che è le forme di dominio del capitale, dai mercati finanziari alle tecnocrazie, alla gestione politica, trasforma in valore di scambio, quindi in esportazione. Allora, prima Francesco, arrivo al terzo punto e ultimo. Francesco prima parlava come è possibile recuperare spazi di autonomia politica e sociale delle città. Io intendo questa affermazione come possibile recuperare spazi di autonomia del comune. Quale istituzione del comune siamo in grado che ci permettono di riappropriarci del comune che noi, che ci viene in qualche modo cosciente espropriato? Però io credo che parlare oggi di autonomia politica e sociale non sia più sufficiente. Dobbiamo aggiungere un terzo attributo, autonomia economica e monetaria, perché questo diventa un elemento. De Magistris stamattina parlava che è necessario sviluppare le tematiche economiche quando si parla di gestione dei beni comuni. Benissimo, è un'ottima cosa, poi bisogna saperlo definire poi in concreto. E che io credo che a questo punto il terzo pilastro del comune ha a che fare con il termine common coin,
Cioè una moneta comune, noi dobbiamo iniziare a pensare una costruzione di un circuito monetario alternativo in grado di essere svincolato dai diktat e dai vincoli di stabilità e di budget imposti a livello europeo, a livello governativo, a livello municipale con le differenti declinazioni dei vari patti di stabilità. Questa si tratta di creare, di immaginare una moneta complementare, perché non è sostitutiva dell'euro, ma si aggiunge all'euro, ma che sia anche alternativa. Si parla tanto di monete complementari, ce ne sono più di 5.000 nel mondo. Questo libro qui, che si chiama La moneta del comune, lo analizza, sono gli atti di un convegno che avevo organizzato 2 anni fa a Milano, no? È già un po' vecchiotto questo testo, da questo punto di vista, no? Però chi vuole avere degli approfondimenti può trovare tutta una serie di questioni. Ci sono anche articoli di Carlo Vercelloni, di Giorgio Griziotti e di tanti altri che su questi temi si sono interessati. Allora, perché una moneta sia alternativa? Perché non basta che una moneta sia complementare perché sia alternativa. Sono due concetti molto diversi. Credo che almeno 3 punti devono essere verificati. Oddio. Sì, questa slide in inglese. I 3 punti sono, anche qui sono suggestioni di Carlo Vercelloni e Giorgio Griziotti in uno scritto che è stato pubblicato proprio su questo testo. Deve essere una moneta non cumulativa, cioè non può essere soggetta a attività speculativa, non deve essere riserva di valore. Ci sono degli strumenti tecnici che possono essere utilizzati, il demurrage, tasso di interesse negativo, eccetera, per far sì che non ci sia nessun incentivo a avere questa moneta cosiddetta alternativa e poi ritenerla da parte, accumularla ai fini di un'attività speculativa perché si crea aumento di valore. Questo è il problema che c'è il Bitcoin, ma non entro su questo aspetto. Il Bitcoin è l'asset speculativo che meglio ha funzionato negli ultimi 5 anni. Se pensiamo che quando è stato creato nel 2010 aveva un valore di $36 per Bitcoin, oggi ne ha circa $5.600 per Bitcoin. Immaginate le plusvalenze che sono state generate in poco tempo. Il secondo aspetto che deve avere questa moneta alternativa è che deve essere una moneta alternativa che deve essere creata ai fini di finanziare una possibilità di modello alternativo di produzione, di organizzazione, di socialità. Non deve essere una moneta che viene inserita nel circuito economico per fruttificare esclusivamente gli scambi, cioè a monte del processo produttivo. Altrimenti si fa solo un grande favore al sistema capitalistico quando la crisi finanziaria è evidenziata e l'austerity nella conseguenza, che porta a crisi di liquidità. Manca la liquidità, non si possono attuare gli scambi, introduciamo una moneta complementare che rompe questo collo di bottiglia. Ci sono tutta la maggior parte delle monete complementari, dal Sapex, al Vir, eccetera, si muovono all'interno di questa ottica. Sono monete business to business o business to exchange, cioè per favorire lo scambio, ma non mettono in discussione le modalità di finanziamento e la disponibilità di risorse liquide per immaginare qualcosa di diverso. Questo deve essere uno dei capisaldi di una moneta alternativa. E quindi deve essere essenzialmente finalizzata a finanziare i servizi sociali o tutte quelle attività di produzione che non possono essere delocalizzate al di fuori di un territorio. E la prima attività di creazione di valore che non può essere delocalizzata al di fuori del territorio sono le prestazioni di lavoro del territorio e i servizi sociali. E qui l'ambito territoriale ovviamente diventa cruciale. Diventa luogo privilegiato di sperimentazione, almeno dal piccolo, per poi magari allargarlo su base sovraterritoriale. E poi, ovviamente, se valgono questi 2 aspetti, questa moneta alternativa deve essere in grado di sviluppare un'alternativa al sistema di produzione, deve essere in grado di sperimentare forme di welfare dal basso, forme di modelli di autogestione produttiva, finalizzate a una produzione di valore d'uso e non di valore di scambio. Cioè quei modelli di produzione dell'essere umano per l'essere umano e non dell'essere umano per il capitale o per il profitto. Possiamo immaginare, con questo chiudo, questo è un piccolo schema, spero di non portare troppo tempo, in cui si può immaginare un funzionamento, cioè creare un circuito intero, dall'A alla Z, in cui la moneta del comune, money of the common, viene creata ex nihilo grazie alle tecnologie che oggi consentono di farlo. È possibile creare dei portafogli finanziari utilizzando dei sistemi peer-to-peer. Non è necessario arrivare fino al blockchain, quello poi è un aspetto tecnico che si potrà discutere in un sede appropriato, no? Basta una tabella a doppia entrata Excel per intenderci, no? Ma comunque in cui viene creata però la tecnologia, gli algoritmi di sincronizzazione ci consentono di posizionare, di mettere su un portafoglio finanziario detenuto su un device
su un tablet, su uno smartphone, su qualunque aggeggio, caricare delle unità di conto di una moneta. Una moneta che è illimitata nella sua produzione, quindi non è soggetta a scarsità. E quindi per se stesso impedisce che possa svolgere anche riserva d'accumulo, riserva di valore, e quindi abbia poi tendenze speculative. Se questa moneta viene emessa ma all'interno di un sistema di cambi fissi rispetto alle monete tradizionali, euro, dollaro, yen o quel che sono, no? Questa moneta viene caricata gratuitamente, non c'è bisogno di un finanziamento iniziale, gratuitamente su un portafoglio finanziario, a dei soggetti, e questa viene decisa sulla base di un sistema di partecipazione democratica che deve mettere in moto quella che io, secondo io, ritengo un'istituzione della moneta del comune. Allora, posso dire una bestialità, una cosa che può far rizzare i capelli in testa, ma è possibile creare una banca alternativa? Perché un'istituzione del comune che crea una moneta deve avere una gestione condivisa all'interno del territorio in cui questa moneta circola, e lì bisogna che ci sia qualcuno che ne regoli le missioni, le finalità e le quantità da emettere. E le quantità da emettere sono in funzione della necessità relativa alla costruzione di gestione e di auto-organizzazione di questo spazio, come di altre attività che possono sorgere. E questo deve essere un processo che deve essere, è un processo che io mi sottraggo dal capitale, dalle forme di mercificazione capitalistica, faccio una sorta di esodo perché entro in un altro circuito economico, ma non è un esodo per cui creo la comune sulla Luna o su Marte o nella California degli anni 70. Faccio un esodo che io chiamerei un esodo istituente, perché istituisce un'alternativa, non costituisce di per sé, ma istituisce. Poi se questa istituzione sarà in grado di creare una costituzione diversa, questo lo vedremo. Allora qui è necessario, poi credo che qui a Napoli ne parliamo di questo, perché credo che ovviamente una situazione del genere richiede che questa moneta del comune va a finanziare servizi sociali, investimenti in valore d'uso, può pagare attività lavorative. Questo è ovviamente un argomento ambiguo, perché un certo tipo di lavoro, giusto che sia pagato, il fatto che venga salarizzato, può essere una mercificazione del lavoro, sono tutti aspetti che noi si discussi, che adesso non abbiamo il tempo di fare. Però sicuramente se viene pagato un lavoro volontario, un volontario che lavora all'interno di uno spazio occupato, che lavora per una creazione di un'autogestione culturale, per la riconversione di un sistema produttivo a valore, a funzione del valore d'uso umano, non del profitto, della rendita, è chiaro che gli devono essere dati i mezzi per sopravvivere. Altrimenti il suo sarà sempre qualcosa che sarà temporaneo e non strutturale da questo punto di vista. Questo consente di immaginare una società diversa, consente di rendere possibile che il welfare del comune effettivamente possa essere finanziato e non possa sfuggire ai vincoli posti dai vari patti di stabilità, eccetera. E quindi può costituire un secondo bilancio territoriale alternativo, che non è soggetto a nessun vincolo ed è anche perfettamente legale rispetto a quelle che sono le disposizioni della Banca Centrale Europea in un rapporto che è stato scritto 2 anni fa. Al momento è legale, poi probabilmente se la cosa dovesse funzionare troveranno qualche sistema per rendere legale, ma questo è un problema che ci porremo a suo tempo in un certo senso. E questo consente di sfruttare quell'economia di rete, quell'economia di apprendere, quella capacità di conoscenza fuori da una logica di mercificazione, e quindi consente di remunerare il generale interno, consente di creare i servizi sociali, e in maniera tale che questa crea una ricchezza di tipo diverso. Anche qui bisogna fare un, dico ricchezza, non valore, perché c'è una distinzione fra ricchezza e valore. Quella che noi dobbiamo fare, quella che si crea in questi spazi, come in altri spazi, in buone pratiche di welfare and abbaccio, è creazione di ricchezza. Non è creazione di valore nel senso capitalistico del termine. E questo ovviamente è una cosa che deve essere salvaguardata, di cui dobbiamo essere gelosi, in un certo senso dobbiamo fare in maniera che si possa perpetuare. Il Comune di Napoli. È chiaro che se c'è la possibilità di avere un'interlocuzione istituzionale su un rapporto di, una proposta, su un rapporto di forza, basato su una proposta coerente, implementata, sviluppata, eccetera, allora si può andare a parlare con delle istituzioni e fare delle proposte e su questo aprire un confronto, una vertenzialità anche dura, e dire guardate che ci sono i mezzi, dal punto di vista di sostenibilità monetaria, perché alcune, una serie di belle parole che ho sentito stamattina possono effettivamente realizzarsi per quanto riguarda la ripubblicizzazione dell'acqua, dei servizi sociali, così come nuove forme di garanzia dei servizi sociali, dal reddito a nuove sperimentazioni e anche la produzione culturale diversa da quella attuale. Come vedete, su questo si potrebbe discutere a lungo, adesso mi fermo perché ci ho parlato fin troppo. Dunque credo che oggi in Italia, cosa che stiamo discutendo a Torino, a Milano, magari un po' a Roma, eccetera, ecco, credo che oggi Napoli sia
forse poco dove maggiormente si può discutere di questo. Grazie, è una proposta che accettiamo, su cui vogliamo lavorare. Adesso passo la parola a Vincenzo, che ha un'altra proposta, diciamo, di Attacchi Italia, però chiedo di ridurre i tempi perché abbiamo sforato veramente alla grande, ok? Vincenzo, scusami. Non c'è problema, buonasera. Chiaramente io recupererò tutti i tempi, no? State tranquilli, perché sarò brevissimo, e anche perché la proposta in quanto tale è stata anche stampata, e abbiamo qui l'articolo stampato sia in italiano che in inglese per chi ne volesse usufruire, quindi sarò molto breve. Riprendo due temi, un tema della campagna della Corugna, che è quello della legge Montoro, che questa legge, che praticamente mi pare di aver capito, è una legge molto molto simile a quella che è stata fatta in Italia nel 2012 da Monti, e che ha ridotto drasticamente i trasferimenti ai territori, drasticamente i trasferimenti agli enti locali, e che quindi si iscrive completamente all'interno di quel ragionamento delle politiche di austerità, così come sono state fatte in Spagna, sono state fatte in Italia, sono state fatte in parecchi paesi europei. Quindi è facile capire la mano neoliberista in tutto questo, una mano che agisce come grande classe globalizzata e che mette in esercizio i suoi principi in tutte le parti del mondo dove riesce ad essere maggioritaria, e l'Europa è una di queste. Il secondo punto che poi voglio prendere nel discorso è quello del professor Fumagalli sulla questione delle pratiche istituenti. Cioè, non è assolutamente detto che le istituzioni che abbiamo sono le uniche che possiamo avere da qui al futuro. Un processo istituente nuovo di istituzioni neomunicipaliste, di istituzioni antineoliberiste, è un processo che può darsi, può agirsi nel reale, nel concreto, ma per fare questo c'è bisogno di strumenti. C'è bisogno di definire punti concreti di azione, e su questo pure mi riallaccio al professore quando diceva che stamattina il punto della traduzione dalle belle parole sentite la mattina alla pratica del concreto da farsi all'interno dei territori. Quindi immaginare pratiche collettive, immaginare nuove istituzioni, immaginare nuovi scenari. Andrea diceva fino ad una banca diversa con una moneta differente addirittura da poter gestire. I compagni della Corugna sono andati al governo dei territori e hanno proposto tutta una serie di loro questioni, e anche noi qui abbiamo una serie di proposte da fare, proposte importanti che sono scritte all'interno dell'articolo. La prima: abolizione di quella parte dell'articolo 81, così come inserita dal governo Monti, per il pareggio di bilancio, mi sembra di capire molto simile a quella dell'articolo 135 della Costituzione spagnola. Ancora una volta la mano neoliberista che va nelle nazioni e si sostituisce al potere degli stati, o meglio ancora li comanda in toto. Quindi abolire questa parte per far sì che il pareggio di bilancio non sia più uno dei dettami costituzionali, uno dei dettami del patto con cui si sta insieme nei territori e nello Stato e nella Repubblica. La seconda parte di questa proposta è la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, perché è noto che i territori ciò che possono fare per sostenere la spesa, per elargire servizi pubblici sacrosanti, è quello di fare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Ecco bene, ci si può far prestare soldi da un ente statale, purché questi soldi vengano prestati in maniera coerente, in maniera sostenibile, in maniera non speculativa, e soprattutto da un ente pubblico, perché la Cassa Depositi e Prestiti ormai da 4-5 anni a questa parte in larga parte non è più un ente pubblico, e quindi i risparmi dei cittadini, dei libretti postali di tante persone vengono gestiti anche da, che ne so, Benetton, la Eni e tutta una serie di strumenti, di persone e di soggetti completamente organici al neoliberismo attuale, al capitalismo classico, che vanno a gestire questi soldi e che quindi hanno potere di
contrattazione quando un comune o un ente locale chiede un prestito, e quindi gli interessi sono quelli che sono, le condizioni di questi mutui sono quelle che sono e che strangolano i debitori. Punto numero 3, fondamentale, l'abolizione del fiscal compact, perché se noi iniziamo subito, come Attac già sta facendo, ma se non facciamo passare nei singoli consigli comunali e a livello nazionale questa questione dello stop al fiscal compact, facciamo diventare tutte queste misure dell'austerità trattato economico internazionale. A quel punto non si potrà fare più niente dal punto di vista referendario e dal punto di vista, tra virgolette, legale, per fermare queste attività del neoliberismo. Punto numero 4, e questa è una proposta di pratica territoriale, la commissione pubblica di audit sul debito, perché il debito è quel secondo anello nel loop neoliberista austerità, debito e nuova austerità, che strangola i territori. Il meccanismo nell'articolo è descritto molto bene, ma molti di noi lo conoscono, è molto semplice. L'austerità imposta a livello centrale non fa altro che tagliare fondi ai territori, i territori per sostenere la spesa fanno altro debito, questo debito genera le condizioni di predissesto, poi di dissesto e di nuova austerità. E in tutto questo loop il sistema privato, il sistema neoliberale, il sistema capitalistico diventa sempre più forte. I servizi pubblici devono essere svenduti e quindi vengono privatizzati i servizi fondamentali. Una commissione di audit pubblica sul debito deve interrompere questo ragionamento, deve fare verità sui conti pubblici di un comune, deve fare verità sulle strategie di genesi e di costruzione del debito di un comune e determinare quale sia quella parte illegittima e odiosa del debito e unilateralmente considerarlo non rimborsabile. Perché se non facciamo questo è impossibile andare avanti con questo tipo di politiche economiche. Non ci saranno soldi mai, con nessun piano, da parte di nessuna parte politica, capace di uscire da questo loop, perché questo è un loop scientifico, è un loop dove la nuova ragione del mondo neoliberista ci ha pensato 40 anni prima di mettere in gioco queste pratiche. Hanno fatto esperienza con la Thatcher, poi hanno fatto esperienza con Reagan, poi hanno fatto esperienza in molte parti del mondo e adesso sono diventati bravissimi, perché i memorandum che mettevano al Messico nell'82 non sono i memorandum che hanno messo alla Grecia nel 2015, sono diventati molto molto bravi a fare questo. Se non si interrompe con una riappropriazione di questi temi, dei temi dell'economia da parte delle persone, da parte del popolo, è impossibile continuare a fare qualsiasi cosa. Quindi l'audit pubblico cosa deve fare? Deve fare momenti di trasparenza, deve informare, deve far sì che dai tecnicismi si vada via, da queste questioni che vogliono ad arte essere manifestate come tecniche, ma che sono anche semplici da spiegare con le dovute parole, con i dovuti processi. Tutti devono riappropriarsi dei temi economici, perché se il debito è pubblico, pubblicamente va discusso. Deve uscire questa questione dalla stanza dei bottoni, come tante altre questioni, come quella dei beni comuni, come quella del lavoro, ma la questione economica deve uscire dalle stanze dei bottoni e ridiventare di dominio pubblico. Trasparenza, attività, proposta pubblica di evasione dalla gabbia del debito. Quando riusciremo a fare questo, e la proposta è proprio articolata in questo senso, allora, come diceva pure Andrea prima, cominceremo a dire vabbè, facciamo questo, poi vediamo a cosa torna. Facciamo la moneta nuova, diciamo la moneta, come diceva Andrea, facciamo queste nuove istituzioni, iniziamo dei percorsi che vanno in direzione diversa, opposta, senza nessun tipo di zona grigia. Noi dobbiamo essere chiari nella proposta. La proposta è il ragionamento dell'austerità contro la gabbia del debito a favore della liberazione di nuove risorse per finanziare servizi pubblici e per fare in modo che questi servizi non vengano privatizzati. Perché quando il comune, non inteso come
appunto, non inteso come istruzione, ma inteso come modo di produzione, viene meno e capitola definitivamente, allora vuol dire che il neoliberismo ha vinto. Quando vengono privatizzati i servizi pubblici, allora il neoliberismo ha vinto. E noi questo lo dobbiamo evitare. Grazie. Che voglio prendere nel discorso è quello del professor Fumagalli sulla questione delle pratiche istituenti, cioè non è perché è noto che i territori è molto semplice, pubblicamente va discusso, deve uscire questa questione dalla stanza dei bottoni come tante altre questioni come quella dei beni comuni, come quella del lavoro, ma la questione economica deve uscire, attività proposta pubblica di evasione dalla gabbia del debito. Quando riusciremo a fare questo, e la proposta è proprio articolata in questo senso, allora, come diceva pure Andrea, la moneta, come diceva Andrea, facciamo queste nuove istituzioni, iniziamo dei percorsi che vadano in direzione diversa, opposta, senza nessuno, non vengano privatizzate, perché quando il comune, non inteso come appunto, non inteso come istituzione, ma inteso come modo di produzione, viene meno e capitola definitivamente, allora vuol dire che il neoliberismo ha vinto. Quando